Allora, oggi dobbiamo vedere la serie di Laran e poi cominciamo a fare un cenno al teorema dei risolvi. Allora, qual è la situazione? Noi abbiamo una funzione che è olomorfa in una zona che contiene un... vabbè, adesso la figura non è venuta perfetta, però diciamo che anche intuitivamente si capisce che questa zona contiene, allora, mettiamo z0 al centro, allora questo è un insieme I la cui frontiera è sostegno di una curva regolare di un cammino regolare. E poi abbiamo che F è omomorfo in una zona che contiene O. F può non essere omomorfa qua dentro, però deve essere omomorfa su un aperto che contenga T. Quindi T è, come si dice, ben contenuto. Ora, cosa succede? Che noi abbiamo che le zone di non olomorfia della F, diciamo, la zona dove F è olomorfa, deve contenere un anello di centro 0 a 0, cioè tutti i punti tra un certo raggio R1 ed R2 di che hanno distanza compresa tra R1, quindi Z meno Z0 maggiore o uguale di R1 e minore o uguale di R2, questo insieme qua è contenuto per esempio anche qua in T aperto. Ok? Allora, io voglio dimostrare che F di Z, se Z appunto sta in questo insieme qua, chiamiamolo D, allora F di Z ammette uno sviluppo di questo tipo. Somma per n che va da meno infinito a più infinito di c con n z meno z a 0 alla n. Poi vediamo che c con n si esprime con la solita formula, però poi lo ridimostriamo. Quindi è una scrittura in parte simile a quella di prima, serie di te, però la serie di te lo partiva da 0. No? Erano tutte funzioni olomorfe in un disco di centro sicuramente z0 e raggio r2 in quel caso almeno. Stavolta abbiamo anche degli esponenti negativi, la serie è bilatera, ok? O se preferite questa la potete spezzare in due serie, quella per n che va da 0 a più infinito e quella per n che va da meno 1 a meno infinito, oppure che va da 1 a infinito e poi ci mettete meno n qua. Ok? Io preferisco questa notazione qua perché nonostante il fatto che la serie sia bilatera si capisce meglio. Le formule non si devono duplicare. Quindi, per esempio, prendiamo un n uguale a meno 3, c meno 3, z meno z0 alla meno 3 significa 1 fratto z meno z0 alla 3. Questa funzione è definita, è olomorfa, ma
non i Z0. I Z0, 0 meno Z0, si annulla e sta al denominatore. Quindi quella in realtà, facendo la sostituzione W, 1 su Z meno 0,0, la parte, quella che si chiama la parte singolare della, cioè la parte regolare della serie, e le altre, diciamo, le altre potenze che sono non definite in Z0, quelle dove andranno a convergere? Facendo la posizione W, 1 su Z meno Z0, quella diventa in W alla N, in W alla meno N, quindi siccome N e la N negativo diventano una potenza positiva, diventa una serie di potenze in W. E allora quella dove convergerà? Deve convergere sicuramente per W in modulo minore o uguale di 1 su R1. Ok? In maniera che questa serie, praticamente la parte regolare di questa serie, cioè la serie di Taylor, quella di prima, converge sicuramente almeno fino a R2, fino a che Z meno Z0 è maggiore o uguale a R2. E la parte invece, l'altra, singolare, converge sicuramente almeno se Z meno Z0 è maggiore o uguale a R1. Quindi la parte regolare converge all'interno di un cerchio cui raggio si può calcolare con la solita formula, e la parte singolare converge all'esterno di un cerchio, perché dire che un doppio uguale 1 su Z0 in modulo è minore uguale di una costante vuol dire che Z0 in modulo è maggiore uguale. Adesso vediamo come arriviamo a questa formula, poi facciamo tutte le discussioni del caso. Questa qua si chiama serie di Laurent. Allora, cominciamo allora noi prendiamo il nostro Z in questo anello. L'anello non lo disegno perché sennò non si capisce più niente sulla figura, però prendiamo Z in questo anello e andiamo a fare il solito integrale. Cioè noi che cosa sappiamo? Sappiamo che se andiamo a fare l'integrale sulla frontiera di t orientato positivamente di f di zeta fratto zeta meno z in d zeta, questo è uguale a 2 pi greco pi volte f di z. Questo è sempre la stessa cosa, solo che attenzione che stavolta quando io parametrizzo la frontiera di t ho due curve e oltretutto l'orientazione positiva coincide con l'orientazione di immerso antiorario sul, diciamo, su questa frontiera esterna, chiamiamola così, e immerso orario sulla frontiera interna. Perché? E perché lo potete vedere benissimo, se io qua aprissi il solito discorso, abbiamo fatto tante volte, la orientazione antiorario corrisponde a questo, poi questo lo rimuoviamo perché in realtà non c'è questo caso. E quindi ok, allora qual è il discorso? Quindi noi possiamo scrivere integrale su dt1 più di f di zeta fratto zeta meno z in d zeta più integrale
diciamo, chiamiamolo D, allora questa curva qua chiamiamola gamma 1, questa qui. Vabbè, stiamo qui, detto di voi. Più F zeta tratto zeta meno z più zeta. Stiamo sviluppando, questo è sempre uguale a 2π greco i F. Vediamo se si vede. Ok. Va bene. Ora, ovviamente questa è orientata positivamente come frontiera di T e quindi in senso orario. Adesso, sul pezzo esterno, noi possiamo procedere come prima. Perché? Perché quando io vado a fare z meno z0 e quando vado a fare zeta meno z0, vedete, come prima, allora, su dt1 più, su dt1, zeta meno z0 è maggiore di R2, che è maggiore o uguale di z meno 0, 0. Questo vale da sotto. Andiamo a vedere invece che cosa succede su se zeta sta su dt2. Su dt2, cioè del contrario, su dt2 z meno z0 è maggiore di uguale di R1 che è maggiore di z meno z0. Quindi quando andiamo a fare il trucco per sviluppare in serie che abbiamo svolto l'altra volta, su dt1 otteniamo tutto tale quale come era prima e quello mi darà la parte regolare dello sviluppo. La serie di Taylor, la parte di Taylor della serie di Taylor. Mentre all'interno non posso agire allo stesso modo. Allora andiamo a vedere. Integrale, li scrivo separatamente e poi li vado a sommare. Integrale su d più 1 più di f di zeta fratto zeta meno z in d zeta. Come facevamo? Noi facevamo così, integrale dt1 più di f zeta fratto zeta meno z0 meno z meno z0 di zeta. No? Poi cosa si mette in evidenza? La quantità in modulo più grande, quindi questo diventava integrale su dt1 più di f di zeta fratto zeta meno z0 per 1 meno z z0 fratto zeta meno z0 in zeta. E questo diventava, questa è la, siccome questo qui che noi chiamavamo W è un numero in modulo minore di 1, 1 fratto 1 meno W non è altro che la somma della serie geometrica. Quindi questo qua non è altro che la somma, l'integrale su D di 1 più di F di zeta fratto zeta meno z0, e poi che stava in evidenza, qua devo fare somma, facciamo un po' più grande, somma per n che va da 0 a infinito z meno z0 fratto z meno z0 alla n
indezita, uguale a che questa somma si potesse portare fuori, l'avevamo dimostrato, non lo stiamo qui a dimostrare, viene somma per n uguale a 0 a più infinito di l'integrale su dt1 più di f di zeta fratto zeta meno z0 alla n più 1 in zeta per z meno z0 alla n. E questo era quello che mi dava la parte regolare, eh? Io chiamavo f, chiamiamo c con n uguale 1 fratto 2π greco i per l'integrale su dt1 più di f di zeta fratto zeta meno z0 alla n di 1 in zeta, e questo praticamente il 1 su 2π greco i lo portavo da lì a qui, se non c'era l'altro pezzo, se non ci fosse stato l'altro pezzo, e ottenevo il classico sviluppo di Taylor, ok? Ok, e avevo pure ottenuto la formula che mi dava c con n. Andiamo a vedere l'altro pezzo quanto mi fa. Andiamo a vedere l'altro pezzo quanto mi fa. Lo posso scrivere qua sotto. Stavolta io devo fare l'integrale su dt2 più di f di zeta fratto zeta meno z in zeta. Come prima io tolgo z0, e va bene, il primo passaggio è uguale, questo pezzo qua dell'integrale è uguale a questo, solo che stavolta su dt2 devo mettere in evidenza z meno z0. Allora innanzitutto cambio un segno, perché cambio segno? Perché devo mettere in evidenza questo, voglio che rimanga 1. Quindi ho cambiato segno qua, ho cambiato segno qua. Il cambiare segno qua mi va bene perché dt2 più, diciamo, questo pezzo di, che parametrizza la frontiera è orientato inverso in realtà orario. E quindi significherà che quando devo andare a fare l'integrale su questo pezzo di frontiera, con me andando avanti dovrò andare a fare anche questo integrale inverso anti-orario. Ok, adesso cosa faccio? Scrivo che questo è meno integrale dt2 più di f di zeta fratto z meno z0 per 1 meno zeta meno z0 fratto z meno z0 d z. Stavolta è questo numero qui, se volete chiamatelo omega, v doppio, come pare, però è questo numero qui che è il modulo minore di 1, ok? Quindi qua cosa posso scrivere? Uguale a meno integrale di dt2 più f di z, f di z, scusate, fratto z, z meno z0, somma per n che va da 0 a infinito di z meno z0 alla n fratto z meno z0 alla n in dz.
uguale, continuo qua, la serie si può portare fuori perché comunque qui c'era, diciamo, c'era convergenza totale. C'è convergenza totale, cioè se andiamo a rifare il discorso come l'abbiamo fatto l'altra volta, non lo facciamo perché basta fare una volta. Quell'altra andava bene perché R fino a R2 le cose convergevano. Quest'altra va bene perché da R1 in poi le cose convergono. Cioè, vedete, diciamo, la serie è una variabile che ha denominatore z1, z0, quindi converge totalmente esternamente. E sicuramente su R1 converge. Ok, quindi cosa mi viene qua? Mi viene meno integrale dt2 più, allora scusate, la somma la porto fuori, quindi meno somma per n che va da 0 a più infinito, integrale dt2 più di f di zeta per zeta meno z0 alla n in d zeta, e fuori ci metto 1 fratto 0 meno 0 a 0 alla n più 1. Ora, scritta così mi piace poco. Io voglio che, vedete, quando n è uguale a 0, questo esponente è 1 ma al denominatore. Quando n è uguale a 1, questo esponente è 2 al denominatore, e così via. Quindi faccio un cambiamento di pongo, cioè m uguale meno n più 1. Quindi questa diventa la somma meno la somma per m che va da 1 a infinito, da meno 1, cioè da meno infinito a meno 1. Dovrei dire da meno 1 a meno infinito, però poi dopo, perché ovviamente se noi vogliamo percorrere questo set di indici dobbiamo partire da meno 1, non è che partiamo da meno infinito, non ci sta, cioè non c'è l'inizio di questi insiemi. Però la scriviamo così, quando stanno, gli indici sono negativi si scrive così, anche se in realtà si parte da meno 1 e si va verso meno infinito. Allora, m uguale meno n più 1. Allora, quando n uguale a 0, m uguale a meno 1, quando n va infinito, m va a meno infinito, e quindi torna. E adesso dobbiamo andare a scrivere l'integrale su dt2 più 1. Di che cosa? Allora, chi è n? N è uguale a meno m meno 1. Cambiate segni, portate 1 dall'altra parte. Quindi qua mi viene f di zeta fratto zeta meno z0 alla m più 1, perché n sopra è meno m meno 1, quindi viene m più 1 sotto, quindi zeta per z meno z0 alla m. Ok? Quindi, adesso se io pongo C con M uguale a 1 su 2π greco i per integrare su dt2 più col meno di f di z fratto z meno 0 a 0 alla m più 1 in d zeta, e questo, tutto questo integrale qua che è uguale a questo è uguale a, lo scrivo qua, è uguale a
somma, vabbè, 2π greco i me lo devo trovare perché sennò poi non si trovano le cose, per la somma per n che va da meno infinito a meno 1 di c con n con m z meno z0 alla m. Ok? C con m è questo fratto 2π greco i, con tutto il meno. Rimoltiplico per 2π greco i e si trova z meno z0 alla m, l'ho portato fuori. Quindi andando a mettere le due cose insieme, io cosa scopro? Scopro che questo è uguale a 2π greco i per la somma per n che va, per n che va da meno infinito a più infinito. In questo senso intendo la somma di due serie. M è una variabile muta, a questo punto la richiamo n, quindi n va da meno infinito a meno 1. Nell'altro caso n va da 0 a più infinito, le attacco, e quindi mi viene c con n per z meno z0 alla n, dove c con n, quindi se volete togliete 2π greco i e avete ottenuto lo sviluppo di f di z. Però come è fatto c con n? C con n è uguale a l'integrale 1 su 2π greco i dell'integrale su t più 1 più di f di z fratto z meno z0 alla n più 1 in dz, e c con n è uguale a meno 1 su 2π greco i integrale dt2 più di f di z fra z meno z0 alla n più 1 in dz. Ok? Questo qua se n è maggiore o uguale di 0. Questo qua vale se n è minore di 0. Ora però notate che questa formula, questo c con n si può unificare, perché io posso scrivere che c con n in ogni caso è uguale a 1 su 2π greco i allora dovrei dimostrare che quando vado a fare questo integrale, questa funzione qua, quando vado a integrare su dt2 più, l'integrale di questo viene 0. E quando vado a fare l'integrale di questo qua su dt1 più, mi viene 0. Quindi in realtà, poi lo facciamo dopo questo. Comunque c con n lo posso scrivere sempre, comunque quindi integrale su dt più perché rischio di scrivere una fesseria, non so guardare i segni. Comunque, abbiamo fatto il conto, viene così. Comunque, questo l'abbiamo dimostrato. Ok? E abbiamo questo sviluppo qua. Questo sviluppo qua lo chiamiamo sviluppo in serie di Laurent. Quindi lo sviluppo in serie di Laurent non è altro che lo stesso trucco che abbiamo usato per fare lo sviluppo in serie di Taylor. Però stavolta, siccome la funzione è definita su un anello, su una regione che contiene un anello, quindi quando andiamo a fare l'integrale sulla frontiera,
L'integrale sulla follia c'ha due pezzi, su un pezzo possiamo sviluppare in un modo e sull'altro pezzo possiamo sviluppare in un altro modo. Quando andiamo a sviluppare nell'altro pezzo, nell'altro modo, vediamo che siamo costretti a integrare questo modo. Ok. Bene. Adesso voglio cancellare qua sotto, perché tanto questo l'abbiamo usato, anzi quello prima qua. E anche qua. Allora, supponiamo di considerare un caso abbastanza semplice. Supponiamo di avere una funzione che è olomorfa, sappiamo qua omega, f è olomorfa in omega meno un certo 0 a 0. Allora noi sappiamo di centro 0 a 0, quindi se 0 meno 0 a 0 è maggiore di 0 minore di r, questa funzione si potrà scrivere f di z uguale somma per n che va da 0 a da meno infinito, scusate, a più infinito di certi coefficienti c con n, 0 meno 0 a 0 alla n. Questo è lo sviluppo di là. Ok? Dove praticamente deve succedere che quando prendo la parte singolare, cioè la parte per n che va da meno infinito a meno 1, se faccio la sostituzione 0 meno 0 a 0 uguale v doppio, là il raggio di convergenza mi deve fare più infinito, perché sennò la funzione non poteva essere olomorfa solo in 0 a 0. Mentre invece per quanto riguarda la parte regolare ci avrà un raggio di convergenza, perché magari fuori di omega la funzione non è olomorfa, quindi sicuramente il raggio di convergenza sarà probabilmente la distanza di 0 a 0 dalla funzione di omega. Ok, detto questo, io voglio andare a vedere che succede quando io faccio, allora prendo un insieme t che contiene z a 0 al suo interno, z a 0 appartiene all'interno di t. Voglio vedere che succede quando faccio l'integrale su dt più di f di z in dz. Ok? Attenzione, qua non ci ho messo il denominatore, quindi f di z è una funzione dove è olomorfa in d meno quel punto, no? Allora, se io qua prendo un cerchiettino di raggio, chiamiamolo r piccolo, questo qui è uguale all'integrale su d cr piccolo più di f di z di z.
Per quale motivo? Su questa zona T meno il cerchettino, il cerchettino è il contenuto, CR è contenuto nella parte interna di T. Allora, noi possiamo sicuramente dire che la funzione là è omorfa, perché se rimuovo il cerchio, dove è omorfa? Su T meno CR, su T meno la parte interna di CR, anzi, su omega primo, su omega che contiene questa cosa. Omega, scusate, omega meno della zero che contiene questa cosa. È omorfa su un aperto che contiene questo insieme qua. L'insieme l'ho fatto venire chiuso così. Adesso quando vado a fare la frontiera, e quindi che significa? Che quando vado a fare l'integrale sulla frontiera di quell'insieme, supponendo che ricordi sia la curva regolare, vabbè, la frontiera di quell'insieme è la frontiera di T orientata positivamente, l'integrale sulla frontiera orientata positivamente è l'integrale sulla frontiera di T orientata positivamente meno l'integrale sulla frontiera di CR orientata positivamente. Quell'integrale, siccome la funzione è omorfa, per il teorema di Cauchy deve fare 0. Quindi, portando dall'altra parte, l'integrale su dt più deve essere uguale a questo integrale. Ma questo integrale lo posso scrivere come l'integrale su dcr più di somma per n che va da 0 a più infinito di c con n z meno z0 alla n in d0. Allora, questa serie come al solito passa fuori per il solito motivo, non lo stiamo a dimostrare ogni volta, perché qua la serie sostanzialmente su anche la serie, scusate qua, meno infinito infinito, anche la serie di Laurent su quest'insieme qua converge totalmente. Quindi qua abbiamo questo integrale qua è uguale a la somma per n che va da meno infinito a più infinito di c con n per l'integrale esteso alla frontiera di CR. Andiamo a scriverlo, chi è la frontiera di CR? Andiamo a parametrizzare la frontiera di CR in senso positivo, quella è R per E alla I teta, qua è E alla I T, a seconda della variabile che volete usare, no? Ricordate? Scusate, è Z0 più R E alla I T, perché qua sta il centro è Z0. Che quello che abbiamo chiamato CR non è il centro 0, è il centro 0 a 0, quindi devo traslare 0 a 0 più R per R. Questo è, diciamo, 0 di teta, e teta deve variare tra 0 e 2 di teta. Quindi chi è Z meno Z0 alla N? Non è altro che R alla N per E alla I N teta. Poi chi è DZ? Tolgo Z0 e rimane R e alla I teta, ed evo alla N, R alla N, E alla I N. Poi qua mi viene I quando derivo per R e alla I teta. Per R e alla I. E poi c'è dt. E poi devo integrare tra 0 e 2π. Ora notate che qua mi viene E alla I teta che moltiplica n più 1. Ora, se n più 1 è un numero intero,
Se n più 1 è un numero diverso da 0, quell'integrale fa 0. Perché? Allora, se io integro, io qua, integrale di e alla i h teta in d teta tra 0 e 2 pi greco, questo non è altro che i meno i su h per e alla i h teta valutato tra 0 e 2 pi greco. La primitiva di questa è 1 fratto i h per questo, quindi meno i su h. Ora, a parte meno i su h ovviamente diverso da 0, ma h può essere positivo o negativo, non mi importa. Comunque e alla insomma, questa funzione qua, quando la calcolo in 2 pi greco, siccome l'esponenziale è periodico di periodo 2 pi greco e questo è un intero, quando ci metto 2 pi greco, quando ci metto 0, mi viene esattamente la stessa cosa, quindi la differenza fa 0 e alla i h 2 pi greco e alla i 2 pi greco fa 1, 1 alla h fa 1 e alla 0 fa 1, poi mi viene 1 meno 1 che fa 0, la costante davanti non mi interessa, quindi 0 per una costante fa 0. Quindi questi integrali fanno tutti 0 tranne quale? Quando n più 1 fa 0, perché se n più 1 fa 0, questo e alla 0 mi farà 1, ma anche r alla n più 1 farà 1, e quindi qua cosa mi viene? Mi viene 2 pi greco i volte per c meno 1. Perché? Perché se n più 1 fa 0, n chi fa? Meno 1. Qua c'era cn fuori. Quindi ok? Questo c meno 1 prende il nome del residuo di f in 0 a 0. F era olomorfa in omega meno z0. Quando noi abbiamo fissato t, fissare t, che abbiamo fatto? Abbiamo integrato sulla frontiera di t, t supponiamo che sia connesso, un aperto connesso più uguale alla chiusura della sua parte interna e che tale che la frontiera sia parametrizzabile con una curva regolare a tratti. Integrare sulla frontiera di t significa integrarlo, girare una sola volta attorno a z a 0. La stessa cosa la possiamo fare con la frontiera, con la circonferenza di raggio f. E però localmente là vicino a z a 0, quello c'ha uno sviluppo e avendo quello sviluppo di Laurent, quando io vado a girare attorno lì e vado a integrare, quando mi fa l'integrale 2 pi greco di volta per c meno 1, cioè dove c meno 1 è il coefficiente dell'esponente meno 1 alla serie di volte. Gli altri non contano, né quelli della serie di Taylor, perché ovviamente che quelli della serie di Taylor non contassero si capiva benissimo, perché se qua non c'era la parte singolare, partiva da 0, allora che voleva dire? Che la funzione era omorfa pure in 0 a 0, no? Perché se qua parte da 0, io quando faccio rendere 0 a 0 a 0, questa funzione è ben definita, vale c con 0, basta, non ha problemi, ed è ovviamente essendo uguale alla somma di una serie di Taylor, di
intorno di 0 a 0, quelli avevano mosso intorno di 0 a 0, quindi 0 a 0 non era un punto singolare veramente. Però la cosa importante è che qua dei coefficienti della serie di Laurent, cioè quelli della parte singolare della serie, quelli che vanno da meno infinito a meno 1, quando andiamo a fare l'integrale, l'unico di cui rimane traccia è c meno 1. Ok? C meno 1 ci sta, gli altri non ci stanno. Ok? Quindi questo è la situazione. Adesso in realtà noi non abbiamo fatto altro che sostanzialmente dimostrare il teorema dei residui, ma dopo la pausa lo scriviamo per bene e poi facciamo un po' di esempio. Ok? Vabbè.